La Regione Emilia-Romagna e così anche Piacenza stanno facendo una riorganizzazione complessiva della sanità. L'obiettivo è dare più forza alla sanità territoriale, costruire delle case della salute in cui si faccia prevenzione e in cui i cittadini siano seguiti nelle malattie croniche. Dentro a questo però percorso complessivo ci sta anche la riorganizzazione degli ospedali. Uno dei temi è quello dell'ospedale nuovo di Piacenza. Piacenza è un ospedale che comincia ad avere la sua età, più di 20 anni, e si sa che il ciclo di vita di un ospedale è intorno ai 30. Quindi dobbiamo cominciare a pensare se vogliamo un ospedale nuovo. La Regione Emilia-Romagna sta pensando di finanziare la costruzione di 3 ospedali, uno è il Bologna Sant'Orsola, uno è l'ospedale di Cesena e uno è quello di Piacenza. Noi pensiamo, come CGL e CISL e UIL, che questa sia un'opportunità assolutamente da cogliere, bisogna però pensare bene a dove farlo, perché già oggi abbiamo fatto un ospedale che è tutto chiuso dentro al centro della città e quindi siamo impossibilitati a pensare a delle sue estensioni. Dobbiamo trovare un'area ampia, un'area facilmente raggiungibile, e dentro questo argomento si sta pensando appunto alle aree militari di cui la città dispone. Ecco, quindi una riorganizzazione, in particolare concentrarsi su quello che è l'ospedale di Piacenza, è così? Certo, l'ospedale di Piacenza è effettivamente un pezzo importante della sanità, abbiamo 3 ospedali importanti, Cassia San Giovanni, Fiorenzuola e Piacenza, che devono essere tutte e 3 mantenuti, e quindi l'USL sta pensando anche che ruolo dare a questi 3 ospedali, e così come verrà anche mantenuto, sebbene un po' trasformato, l'ospedale di Bobbio, che diventa un ospedale di comunità, cioè un incrocio tra ospedale e casa della salute, che però diventa un importante presidio per la nostra montagna. Ecco, appunto, per il nuovo ospedale è stata indicata la caserma Lusignani. Che cosa ne pensate di questa sede? Questa caserma, da quello che vediamo noi, ha degli spazi che sono un po' limitati, quindi appunto quello che noi un po' temiamo rispetto a questa collocazione è che si vada a individuare un'altra area che nel giro poi di pochi anni, in seguito a riorganizzazioni o modifiche, diventi molto sacrificata, come è oggi l'ospedale di Piacenza, dove sono difficili trovare, non abbiamo parcheggi, dove i servizi legati all'ospedale sono molto limitati negli spazi, quindi un'area secondo noi un po' piccola.